Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video che sicuramente sapete, sono a Bologna e stiamo facendo tantissimi vlog che avete già visto, e se non l'avete visto vi invito ad andarli a vedere, con Matilde. Ciao! Abbiamo deciso di registrare un video ask con tante domande interessanti che vi abbiamo fatto fare. Dopo che finite di vedere il mio, nei commenti trovate il suo video, così vedete le domande diverse che ci hanno fatto. E soprattutto, come mi ha detto sul suo canale, lasciate 500 like, perché lei viene a Roma, li faccio vedere Roma, perché se volete Matilda a Roma, 500 like, mi raccomando. Aiuto! Andiamo subito con le domande. Ancora fatti, iscrivetevi al mio canale e al suo canale in descrizione. Una domanda molto bella lunga, quindi siamo con una cosa succulenta e corposa. Spero che tu sappia sempre riconoscere... Non è una domanda, allora no, scherzavo. Iniziamo una domanda leggera, per poi andare nelle domande succulente, che del titolo l'avete vista, la domanda più importante. Allora, serie TV preferita del momento? Allora, vado io e tu? Vai. Però io al momento non ho una serie TV preferita. Sto guardando molti cartoni su Netflix, tipo... Non ho una serie TV del momento. Sapete benissimo che amo le serie a tema medico. Se venite dal canale di Matilde, invece, beh, sostanzialmente mi piacciono un sacco di serie, tipo Dr. House, ER, lo sto guardando Chicago Med, queste serie qua. Ho iniziato a guardare The Crown, non mi è piaciuta. E basta. Serie da consigliarvi non ne so, perché al momento non sto guardando una serie medica, una serie in generale specifica. Io non sono un amante di serie TV, Peppe lo sa, ma neanche di film. Ho una scarsissima cultura di questo tipo. Però ultimamente mi sto ammazzando di Dr. House, Grey's Anatomy, Scrubs. No, Grey's Anatomy no, per favore, lo Scrubs, sapete che mi odio. Piace un sacco. Scrubs è troppo bella. Bellissimo. Ci ho fatto pure un video che non so se l'avete visto. Peppe commenta le serie mediche, ho commentato Dr. House, sì, e Grey's Anatomy, Scrub, devo farne altri adesso, quindi se no, quella se... invece non a tema medico ho guardato, strano, La Casa dei Papel, La bella, Casa di Carta. Quella è bella, mo c'è la nuova stagione, mi ha preso tantissimo ragazzi, cioè un episodio tirava l'altro, è terribile, l'ho guardata tutta credo in 4 giorni, un episodio dietro l'altro. Altra domanda, chi è che si allena di più fra voi due? Io, dici? Ma assolutamente, io mi alleno 3 volte a settimana. Sì, io mi alleno in questo periodo, ho fatto un bel periodo di allenamento. Infatti tutti ve ne siete accorti che ho messo un po' di massa muscolare. Mi avete detto i complimenti, quindi vi ringrazio. Mi sto allenando, vabbè, 5 giorni a settimana sala pesi. Ma cerco comunque di mantenere uno stile di vita attivo. Infatti sapete che quando posso vado a fare la spesa, vado a fare la passeggiata serale. Quindi sì, forse mi alleno più io. Però lei la sto convincendo a passare al the dark side of... della palestra, ovvero si inizierà a fare un po' di sala pesi, non solo addominali, circuiti e queste... Dai. Allora, vedremo se mi convincerà. Comunque sì, mi alleno 3 volte a settimana. Chiaro che capitano quelle volte in cui purtroppo per vari motivi non sto bene, non mi va, non ci vado, cioè tranquillamente. Qui ci domandano quando è il matrimonio. Beh, il matrimonio, ci sposiamo ufficialmente fra 3 giorni, siete esatto, invitati. La data è questa, il luogo... Da definire, abbiamo ancora capito. Fra 3 giorni siete tutti invitati, 3 giorni da questo video. Ciao Peppe, volevo chiedere se ci fosse una città che tutte e due vorreste visitare, quale sarebbe? Ma parliamo di Italia o fuori Italia? Non lo so, proviamo a darne una per l'Italia e una per il fuori Italia. Io in Italia, che non ho mai visto, vorrei visitare tipo cosa molto molto nord, quindi Udine, il Friuli in generale, queste parti qua, che diciamo l'Emilia Romagna l'ho vista, anche se in realtà mi manca Parma dell'Emilia Romagna, o meglio ci sono passato di sì a prendere prosciutti sulle spalle. Mentre all'estero vorrei andare molto in Giappone in generale, il Giappone mi affascina molto e sto organizzando qualcosa per il Giappone, ma non vi spoilerò nulla, mi affascina. E questa è colpa di Marcella Scani e il signor Franza, che mi fanno vedere tutti questi cavoli di video del Giappone, mi fanno un po'. Tu invece? Io allora in Italia mi piacerebbe molto rivedere tutta la parte meridionale del tipo Calabria, Puglia. Sei invitata a 700 like in Calabria. Sono tutte zone che ho fatto tantissimo con i miei genitori. Io sono nata praticamente su un camper, quindi abbiamo viaggiato da 20 anni. Però ero piccola e non ricordo. Ma Calabria e Puglia l'abbiamo fatta tutta praticamente, ma ho zero ricordi. E molto molto Trieste mi piacerebbe vedere. Ci passo sempre quando vado in Croazia, ma non mi fermo mai. Invece fuori Italia tantissimo i paesi nordici, la Norvegia. Bella pure quella, pure la Norvegia mi ispira. Andare a vedere pure l'aurora boreale. Ma questo pure io mi sta venendo l'ultimo. E vabbè, tornare a Londra ovviamente, perché mi ha affascinato tantissimo. Nel tempo libero quante volte ci vedete per il caffè? Ogni sempre. Secondo, sempre, ogni istante. Tutti ragazzi giorni. Perché io ogni volta rifaccio Mati,
Ma ce lo prendiamo un caffè? Sì, sì, verso le 4 lo riprendo il treno da Roma, no, e vengo a prendermi il caffè. No, ragazzi, non ce l'avevo mai vista, è la prima volta che ci vediamo di persona. Ma perché non abbiamo avuto... Noi ci conosciamo da un anno e con la sessione di mezzo non è sempre facile arrivare né a Bologna né a Roma. Che sport vi piace? Le bellissime sono di parte. Vabbè, che sport vi piace? Allora, sapete tutti che io ho fatto nuoto agonistico, amo il nuoto. Sapete, seguo moltissimo il calcio e la Formula 1 e amo il bodybuilding in generale. Che in realtà il bodybuilding non è uno sport, quindi l'ho messo per ultimo per questo motivo. Nuoto da 12 anni, mi piace molto la palestra, mi sto avvicinando a questo mondo molto piano, però con calma. Adesso gli do io un bel sprint. Magari faccio un video in palestra insieme. Muoio. Ci sarebbe altri sport. Mi ha sempre molto affascinato la ginnastica artistica, ma non l'ho mai cominciato. Se dovete affrontare un viaggio, quale mezzo preferireste? Io macchina, se è fattibile ovviamente in macchina. Aereo. Il vostro colore preferito? Azzurro. Rosso. Chissà perché io amo il rosso. Comunque, secondo te perché amo il rosso? Non lo so, il rosso è il colore della medicina. E il sangue? No, non lo sapevo. No, non lo sapevi? No. Qua a Bologna il nastro di quando ci si laurea del medico. Eppure il mio è rosso. Però non sapevo che era... No, non per questo. Per un altro motivo, io un po' più frivolo, diciamo. Fatemelo sapere con un commento. Vediamo chi di voi ci riesce a scoprirlo. Per la Formula 1? Da quanto vi conoscete l'abbiamo detto un anno. Cosa ne pensate della sanità in Italia? Da opportunità concrete di lavoro secondo voi? Allora, io ti dico da medico sì, ma con difficoltà, cioè non è tutto rose e fiori. Da infermiera so che c'è parecchia richiesta, nel senso che attualmente gli infermieri in Italia sono molto pochi rispetto alla richiesta. Si lavora, io ho molte amiche infermiere e lavorano. Esatto. Sono laureate e iniziate a lavorare subito. Soprattutto ho letto vari articoli con tutte le stime che fanno sull'anzianità, su come sta peggiorando, appunto. Ci sarà molta necessità, soprattutto negli anni a venire, si pensa. Allora, quando e dove ci siamo conosciuti? Questa è una domanda che secondo me nessuno sa. Conosciuti dal vivo ieri e oggi. Però su YouTube io seguo il suo canale, lei segue il mio canale, quindi qualche commento, qualche cosa, poi alla fine è uscito fuori, ci siamo messi a messaggiare, a parlare, e poi c'è andata un'amicizia sostanzialmente. Io credo, adesso non ricordo esattamente, ma credo di averlo scoperto tramite un vlog di Giulia. No. No, ti ho scoperto tramite un vlog che avevi girato sempre in rete a una giornata di studio, una cosa di questo genere. Proprio probiose. E poi tramite Giulia, perché io seguivo Giulia e... Che non riusciamo a beccare a Bologna, io ogni volta che vengo a Bologna non riesco a vedermi con Giulia. Ah, io abito qua, non la vedo mai, quindi figuriamoci. Te o caffè? Caffè. Caffè. Una cosa senza la quale non potresti vivere? L'aria. Questa è la risposta scontata per fare la simpaticona. Ovviamente oltre alle cose imprescindibili, non il cellulare, perché mi sono reso conto, ho fatto un video, non so se l'avete visto, 24 ore senza cellulare, e sono reso conto che si può vivere con compromessi ovviamente, ma più che altro perché non siamo abituati a vivere senza un cellulare, ma si può fare tutto. Direi non potrei vivere, questo è un po' più sentimentale, senza la mia famiglia, che secondo me è la base per me, cioè nel senso, io senza di loro mi sentirei perso nei momenti in cui sono più, ho bisogno della mia famiglia, quindi un po' più sentimentale, per sentimentale. Sì, per non dare la stessa risposta, oltre a questo chiaramente, che viene sempre al primo posto, perché non ti abbandoneranno mai, non potrei vivere, credo, senza lo studio. Mi sto rendendo conto. No, come no? Io potrei vivere, se me lo tolgo, vi prego, toglietemi il studio, cioè, come fai a vivere senza lo studio? Mi rendo conto che però, no, ne sento proprio la necessità, tipo anche ora che sono ferma da 2 mesi, cioè sto bene, però sento che mi manca qualcosa. Un'aspirazione continua, Cosa vi piace fare nel tempo libero? Qual è la vostra città italiana? Siete fantastici. In realtà a questa domanda abbiamo risposto sul suo canale, pertanto ragazzi andate sul suo canale YouTube, qua in descrizione, sempre andate a vedervi il video che c'è questa domanda. Quale università avreste voluto scegliere se non quella di medicina o chirurgia, medicina e chirurgia o infermieristica? Allora, vedi tu, perché loro più o meno la sanno la mia risposta, però poi le do per i tuoi. Allora, io ero partita inizialmente seguendo il mio percorso liceale e quindi avrei voluto fare mediazione linguistica o comunque lingue e letterature straniere. Poi ho cambiato idea e diciamo come alternativa infermieristica ostetricia. Bella, molto avevo bella. Avevo fatto il test anche per ostetricia.
specie. Molto bella. Io, lo sapete tutti, ve l'ho già detto tantissime volte, avrei fatto o veterinaria, per rimanere diciamo un po' in ambito sanitario, anche perché sapete che amo gli animali, oppure completamente differente, ingegneria biomedica. Ma tanto sono convinto che dopo 2 settimane sarei ritirato perché non era per me. Poi un'altra domanda un po' particolare: qual è il ricordo più bello e quello più brutto che avete durante il tirocinio? Allora, io direi che forse tu ce l'hai un po' più freschi i tirocini, anche se pure io in realtà ce l'ho freschi, però prima a te. Allora, non c'è un ricordo nitido più bello, al di là dell'esperienza in generale, che è un ricordo bellissimo. In generale, i ricordi più belli li potrei raggruppare dicendo che tutte le volte in cui un paziente, un parente, qualcuno comunque non sia un tuo collega, ti ringrazia per qualsiasi cosa tu faccia, o comunque tutte le volte in cui ti fanno sentire grata, no, per quello che fai, è per me un ricordo bellissimo. Cioè proprio mi rendo conto che a casa lo racconto, no, sono super felice. O anche molto quando ti riesce una procedura o qualcosa che stai imparando, quello è un'emozione incredibile. Ricordo più brutto, come dire, siamo in ospedale. Sicuramente i momenti di sconforto ci sono, quindi i momenti in cui ti chiedi se hai fatto la scelta giusta, i momenti in cui sei scoraggiato e non ne puoi più, vorresti solo andare a casa e non pensare ai problemi altrui, e poi invece ti rendi conto che tutto ciò ti serve, ti motiva ad andare avanti, e quello è l'importante. Iniziamo dal momento brutto, così poi vi do il momento bello. Diciamo che essendo ancora uno studente, rispetto a loro che fanno molto pratica, quello che noi facciamo non è che abbiamo tante procedure da fare, cose particolari da fare, perché facciamo ben poco di pratico, quindi non è il dire sì mi riesce una procedura oppure non è. La cosa più sconfortante è quando però vedi veramente la sofferenza, e mi è capitato in qualche tirocinio tipo oncologia, vedevi veramente le persone soffrire, e lì infatti io mi sono reso conto che non farò mai l'oncologo perché non lo sopporto, sinceramente non sono portato per vedere quel tipo di sofferenza, di essere una persona molto forte dentro. Il tirocinio di oncologia per me è stato molto brutto e pesante. E poi mi è capitato di recente, ve l'ho raccontato sul suo canale, un'esperienza, ma vi uscirà qua poi anche un video un po' più dettagliato, comunque di vedere la sofferenza, una quasi morte di una neomamma, è stato un momento particolare. Per quanto riguarda invece il momento bello, ne ho due, diciamo uno in ambito un po' più frivolo tra virgolette, uno proprio a livello medico. Quello a livello medico, nel senso, quando mi hanno fatto fare l'emogastanalisi, che per loro è una cosa molto molto semplice perché ne fanno più di noi studenti di medicina, una volta che l'ho fatto è comunque una procedura abbastanza dolorosa e complessa da fare, non difficilissima ma abbastanza complessa per uno alle prime armi, e noi studenti di medicina facendo poco pratica siamo alle prime armi. Riuscire a fare ti è dato una grande soddisfazione, soprattutto non aver fatto tantissimo male al paziente, mettiamolo così, perché è molto dolorosa. Quello un po' più frivolo invece, inerente al dopo, facendo ambulatorio col mio medico, sapete tutti che sono entrato in ortopedia, una paziente, anzi più pazienti, mi hanno portato un pensierino. Sapete, capita che le pazienti portano dei pensierini al medico, l'hanno portato pure a me, andò anche per il suo assistente che è molto bravo, dolce, mi ha portato a casa molto contento, con un giorno con una crostata, un po' con le marmellate, così così. Ed è stato anche in ospedale. Eh sì, è stato un po' felice, nel senso, si sono accorti che c'ero pure io. Diciamo che è stato un video molto molto lungo, complesso, con tanti argomenti particolari, ma spero che vi sia piaciuto. Io vi ricordo, ragazzi, di andare a seguire Matilde sul suo canale e andarvi a vedere il suo video, mi raccomando, è molto importante, perché aspetti diversi, due punti di vista differenti. 500 like per Roma è fondamentale. Ciao.